Grazie mille. E come prima cosa vi ringrazio per avermi dato questa opportunità su Rinascita Digitale. Faccio una breve presentazione. Non credo che occuperemo tutti i 50 minuti, magari ci fermiamo un po' prima se poi qualcuno volesse fare qualche domanda in più. Sono Stefano Ferré, sono CEO di una piccola web agency della provincia di Bergamo. E ci occupiamo prevalentemente di piani di inbound marketing, quindi di strategie di contenuti per la realizzazione di siti web e per trovare quei contenuti nuovi clienti. E, oltre ad essere CEO della mia azienda, sono responsabile di un corso di digital marketing per Fondazione ITS e Jobs Academy. Insieme ad altri professionisti, poi formo un gruppo dei connection manager che sono professionisti e agenzie specializzate in web marketing strategico certificato. Allora, da dove partire? Partire oggi a fare speech su cosa fare col coronavirus non è proprio semplice, perché la situazione emotiva di tutti, anche noi che facciamo digital, è davvero un po' critica. Ormai sono settimane che siamo tutti tappati in casa, non possiamo uscire a svolgere le nostre solite attività e questo compromette un po' tutto e forse a volte ci toglie un po' di lucidità. Allora, da dove cominciare? Beh, la prima cosa di cui dobbiamo essere molto consapevoli è che sicuramente questo è un evento eccezionale e che di sicuro la ripresa non sarà come prima, un po' come è successo nelle crisi finanziarie precedenti, il dopo difficilmente sarà esattamente come prima. Quindi, cosa dobbiamo fare noi in azienda se, per seguire un po' il titolo che abbiamo dato allo speech, non vogliamo estinguerci come i dinosauri? Dobbiamo iniziare a pensare a delle strategie alternative e dei piani d'azione per ripartire. C'è una cosa importante però da dire che dobbiamo in questo momento veramente essere molto concentrati sul tutelare la nostra salute, quella dei nostri cari e quella dei nostri collaboratori e anche quella dei nostri vicini, di quelli che non conosciamo, perché soprattutto noi a Bergamo che questo è un problema molto serio, l'evidenza dei telegiornali ce l'hanno data in maniera molto cruda. Allora, da dove voglio partire? Siamo andati a scomodare per capire un po' meglio come funziona la nostra psiche nei momenti di forte crisi. Siamo andati a scomodare una psichiatra svizzera che negli anni 70 ha formalizzato la teoria in cinque fasi relativa al lutto. Questa teoria, ovviamente di cui non ci occupiamo perché è un aspetto prettamente degli specialisti, però viene riadattata al cambiamento manageriale, cioè alle situazioni in cui gli individui e le strutture organizzative subiscono degli eventi traumatici. Eventi traumatici non previsti, e è stato visto da questo studio che sostanzialmente si reagisce un po' come in un lutto, quindi con cinque fasi diverse. Allora, in questo grafico, non so se si vede il mouse, no, comunque vedete una curva molto accentuata. Che è la risposta alla quale seguono la maggior parte degli individui, cioè dopo un iniziale shock si percorre la curva fino però ad arrivare alla fine all'accettazione dell'evento traumatico e iniziando a mettere in atto
quelle procedure che ci fanno reagire all'evento negativo. E in questo grafico ci sono altre due curve, altre curve. Ce n'è una piatta che però in questo caso non credo che ci siano aziende che ne potranno beneficiare, cioè la curva in cui non ho nessuno shock da questo evento negativo e per cui rimango impassibile sulla mia strada. In basso, dove c'è il punto più basso della curva, invece, vedete che parte una riga dritta che rappresenta lo stato in cui mi trovo se non reagisco all'evento negativo, cioè mi trovo in uno stato di rassegnazione. Dopodiché vedete che c'è un'altra curva che parte in positivo, che è la curva in cui è la curva che seguo quando reagisco in maniera positiva all'evento negativo, vedendolo come una possibilità di miglioramento. E su questo si basano un po' le cinque fasi, i cinque step che abbiamo previsto per affrontare questa crisi. Allora, qua vabbè, vedete in un'altra rappresentazione le cinque fasi che sono esplicitate, quindi passiamo dall'inizio dello shock alla seconda fase della rabbia, dove siamo molto frustrati. Poi passiamo a una terza fase della contrattazione cercando di riportarci sulle vecchie modalità. Poi c'è la quarta fase che è quella della depressione e lo stato di impotenza e poi arriviamo alla fase dell'accettazione. Io credo che molti ormai siano arrivati a questa fase perché da quello che vedo sui social tanti stanno già cercando di cambiare in maniera molto veloce i propri business e i modelli di vendita che avevano fino a prima. Allora, cosa dobbiamo fare però per prima cosa rispetto al nostro business? La prima cosa che dobbiamo fare è capire qual è l'attuale tendenza del nostro mercato. Allora, qua vedete su questa linea sostanzialmente quattro macrogruppi, dove trovate tutto a sinistra i business che avranno grossi problemi perché dovranno cambiare necessariamente tutta la loro strutturazione, come per esempio i mercati relativi al turismo. Oggi pensare di prenotare una vacanza non è proprio nelle nostre idee. Mentre tutto a destra, che cosa c'è? Ci sono i mercati in crescita. Quali sono i mercati in crescita oggi? Sicuramente tutti i mercati legati sostanzialmente all'emergenza sanitaria. Quindi i mercati delle mascherine e tutti i dispositivi di sicurezza sono sostanzialmente in crescita. Basta pensare al costo di una mascherina, che oggi le mascherine chirurgiche le trovate in farmacia a 3 euro, 3,50 euro, quando le trovate. Prima del coronavirus, una scatola da 50 mascherine credo che costasse poco meno di 10 euro. E questo la dice lunga sull'espansione di questi mercati. Allora, ovviamente poi ci sono dei mercati intermedi e attualmente ci sono anche dei mercati che sono sostanzialmente fermi. Abbiamo mercati in crescita, per esempio i supermercati, se l'avete letto tutti anche sui giornali che mediamente sono in crescita del 10-15%, perché in una situazione di crisi tendiamo tutti ad accumulare più generi di prima necessità. Mentre
alla sinistra, in mezzo, troviamo dei mercati in costrizione, che in questo caso sono le scuole, i ristoranti, chi fa musica, perché sono tutti lì a aspettare di capire quando si potrà uscire per riattivare, i loro mercati. Ovviamente, la prima cosa che dobbiamo fare è capire, se la nostra attività, che cosa succederà domani per capire come, rapportarci al mercato. Il secondo step, una volta che ho capito e cristallizzato qual è il mio mercato e come si evolverà, una volta terminata l'emergenza del coronavirus, devo capire, come io sto gestendo la mia azienda, cioè che cosa sto facendo per reagire a questo evento. E ovviamente ognuno di noi, reagisce in maniera differente. C'è chi non fa nulla. C'è chi al momento si è ibernato sostanzialmente, quindi immobile cercando di capire cosa succederà, e c'è chi sta cercando di evolversi in maniera molto veloce. Poi, quindi, una volta capito in che situazione sono e dove voglio andare, la cosa che devo chiedermi è iniziare a riflettere attentamente sulle condizioni che conosco rispetto a quello che sarà, perché come dice la matrice di Rumsfeld, ci sono delle cose che sappiamo di sapere, abbiamo delle cose che sappiamo di non sapere, abbiamo delle altre cose che non sappiamo di sapere e delle cose di cui non sappiamo proprio nulla. Allora, in questo frangente, che cosa sappiamo? Che sicuramente prima o poi questa pandemia finirà. Perché, scusate, ma c'è un problema. Non vedo niente. Allora, di sicuro stavano dicendo che sappiamo che prima o poi questa pandemia finirà. Non sappiamo ancora bene quando, ma sappiamo che finirà. Quindi, tra le cose che sappiamo di sapere, c'è che finirà. Per esempio, invece, le cose che sappiamo di non sapere è che no, non sappiamo esattamente quando finirà. E una cosa invece che non sappiamo proprio è se questo virus muterà e che conseguenze avrà nei mercati sostanzialmente sulla nostra azienda. E le stesse cose dovremmo però cercare di capirle per la nostra azienda, quindi potrebbe essere importante. Scusate, ma c'ho un problema tecnico. Tutto ok? No, mi va e viene, mi va e viene la barra di Zoom, non riesco a capire perché. A cosa ti serve? No, adesso, ma voi vedete quello che sto condividendo? Noi sì. Ma cosa ti serve la barra di Zoom? No, non mi stavo guardando. Ok, vado avanti. Se vedete, io vado avanti. Sì, tu non ti preoccupare, vediamo e Ah, sentiamo ok. tutto quanto, anche se scompare, scompare in modo automatico perché sei nella modalità tutto schermo e per cui non ti ostacola. Ah, ok. Chiaro. Grazie. Allora, quindi, stavamo dicendo. E la cosa importante è fare il punto della situazione per capire di che cosa ho bisogno. E una volta terminato questo punto, che cosa posso fare? Allora, devo per forza iniziare ad agire, quindi
iniziare a svolgere delle attività che porteranno la mia azienda a ripartire. Come dovrò ripartire? Di sicuro non come prima, perché il mercato cambierà e per alcuni anche notevolmente. Quindi che cosa come posso usare questa fase di incertezza? Beh, facendo delle attività che di sicuro non mi danneggiano. Per esempio, monitorare che cosa avviene sul mercato, cosa stanno facendo i miei competitor e che attività iniziano ad applicare. Perché? Perché magari qualcuno mi suggerisce come posso ripartire io. Allo stesso tempo, la cosa che posso iniziare a fare è posso iniziare a comunicare come la mia azienda sta cambiando a questi eventi. Quindi come mi sto ristrutturando sia per gestire l'attività in piena emergenza. Molti stanno facendo lo smart working, ma tanti, per esempio, come i ristoranti, si stanno inventando la modalità di consegna a domicilio dei propri prodotti, perché questo li può aiutare a essere traghettati fuori da questa emergenza. Quindi tutte queste cose vanno poi comunicate sul mercato attraverso i soliti strumenti. Cos'altro posso fare? Di sicuro posso utilizzare questo momento per capire, per esempio, come i miei clienti stanno vivendo tutti questi cambiamenti e soprattutto se avranno la capacità di rinnovarsi anche loro, perché nel loro rinnovarsi io potrei integrarmi e fornirgli ulteriori servizi aggiuntivi per far sì che la loro attività continui a prosperare. Io personalmente, per esempio, sto facendo una call di un'oretta con tutti i miei clienti per capire le azioni che possono intraprendere per far sì che la loro attività riparta in maniera anche più veloce quando tutto finirà. Perché? Perché questo qua è sicuramente il momento più opportuno per fare tutta una serie di azioni che magari prima ritenevo non strategiche, soprattutto nel marketing online. Perché? Perché ripartire sarà un momento molto difficile, perché bisognerà partire in maniera molto veloce e quindi dovrò avere molti strumenti per essere molto più competitivo. Faccio un esempio: se fino a ieri non ho mai avuto la necessità di fare delle campagne di ADV a pagamento online tipo AdWords, è probabile che quando riparto dovrò avere già pronte una serie di sia di campagne commerciali che di campagne per veicolare queste proposte commerciali. Un altro esempio: in questo momento potrei dedicarmi a sviluppare una rete di contatti su LinkedIn per far sì che quando ripartiremo avrò un numero maggiore di potenziali clienti con cui interagire per vendere i miei prodotti. Quindi una cosa che suggerisco io sicuramente è quella di tenere dei contatti frequenti con la propria clientela, in maniera tale da capire anche quanto i miei servizi potranno aiutarli successivamente. Allora, come farlo? Allora, io personalmente mi sono creato tre schede con tre scenari diversi, in cui ho messo il primo scenario la condizione migliore,
che più o meno corrisponde a passa tutto e riparte tutto come prima, alla condizione peggiore passa tutto, ma in realtà è tutto molto diverso. E poi un terzo scenario, che è quello intermedio, riparte tutto, ma non è più tanto come prima ed è cambiato il mercato di riferimento. Quindi con questi scenari poi da lì uno può decidere come cambiare i propri prodotti e i propri servizi. Allora, ho riassunto tutto in questa matrice di Eisenhower, dove abbiamo messo anche per urgenza le azioni da fare e dall'altra parte quelle da non fare. Allora, sicuramente tra le cose urgenti da fare e molto importanti, cioè quella di rimanere in salute, l'abbiamo detto prima, concentrarsi molto sulle fasi di vendita, gestire la liquidità aziendale, che è sempre importantissima, analizzare e ridurre il più possibile i costi, recuperare i crediti e cercare di fare offerte magari ai clienti attuali che ci permettano di essere traghettati alla fine di questa crisi. Una cosa importante che ho trovato io in questi giorni è di organizzare bene la giornata, perché le giornate, per quel che mi riguarda, le giornate tutte da remoto sono piuttosto lunghe ed è un attimo poi perdersi in mille canali Facebook piuttosto che in altre cose. Poi, altra cosa non urgente ma comunque molto importante è bisogna cominciare a capire come fare a sviluppare nuovi clienti, perché la probabilità che quando rientriamo alcuni nostri vecchi clienti non lo siano più per vari motivi potrebbe esserci. Quindi sicuramente questo è un momento in cui bisogna incominciare a creare nuovi clienti. Non dimentichiamoci poi che in alcuni business il tempo di acquisizione di un cliente potrebbe essere anche piuttosto lungo, quindi sviluppare contatti oggi che diventeranno clienti fra qualche mese potrebbe essere molto importante. L'abbiamo già detto prima, contattare tutti i vecchi clienti, pianificare le prossime campagne e fare ricerche di mercato. Qui, poi un'altra cosa molto importante su cui ci si può concentrare oggi in questo periodo un po' di stallo è la creazione e la pubblicazione di nuovi contenuti online. Pubblicare contenuti online in una strategia di inbound marketing è sempre un'azione molto efficiente che dà i suoi frutti nel tempo, perché sostanzialmente ci aumenta la nostra autorevolezza in quel settore. Ovviamente i contenuti devono essere di qualità. E un'altra cosa importante è continuare ad aggiornarsi, a formarsi, perché di sicuro bisognerà avere anche nuove competenze quando ripartiremo, perché tutto secondo me sarà molto veloce e molto impegnativo. Vabbè, poi ci sono le cose non importanti che le conosciamo tutte, quindi le chat, rispondere ai messaggini, eccetera, eccetera. Le cose proprio da evitare sono le serie TV e altre cose. Perché? Perché sostanzialmente rispetto alle attività aziendali fanno perdere un sacco di tempo. In conclusione però di una cosa siamo certi, di sicuro il coronavirus passerà e se saremo in grado di crearci un piano strutturato in questa fase, di sicuro saremo riusciti a trasformarci in dei piccoli mammiferi che sopravviveranno a questa catastrofe che è il coronavirus. Allora, Ho preparato queste due screenshot che ho preso da Facebook oggi,
sono un caso positivo e preso da un giornale di queste due ragazze che hanno cambiato velocemente il loro business e l'hanno fatto trovando il modo di portare a casa delle loro clienti un kit per la tintura dei capelli. L'altra cosa che mi premeva dirvi, che invece è relativa all'altro post, questo è un post di Andrea Spedale, che è il presidente di AICEL, che è un'associazione del commercio elettronico italiana, che fa una riflessione molto acuta su molte offerte che si vedono oggi online che ti danno gratis l'e-commerce sostanzialmente. Quello che vi consiglio è di stare molto attenti a fare cose un po' azzardate in questo periodo, perché come dice Andrea, il problema non è prendere l'e-commerce e metterlo online, il problema è che se poi non c'è dietro un progetto, uno studio, non è stato pianificato accuratamente e non ci si è formati sopra la gestione di un e-commerce, il rischio è di che non dia assolutamente risultati e di aver speso comunque un sacco di tempo o di soldi a crearlo. E questo sostanzialmente per dire che cosa? Che fare web marketing o progetti di e-commerce è una cosa che va fatta in maniera attenta e strutturata, e le attività mordi e fuggi difficilmente danno i loro riscontri. Infine, sono andato velocissimo, lo so, infine vi consiglio qualche libro, come mi è stato indicato. Sicuramente il primo libro è Il succo del web marketing, di Alessandro Sportelli e Manuel Faè, dove gli imprenditori possono trovare di sicuro un metodo ragionato per fare web marketing online, quindi capire come gestire le cose prima di fare marketing, perché purtroppo spesso il marketing online viene fatto in maniera un po' approssimata. Un altro bellissimo libro che io trovo veramente, veramente molto pratico, ma molto sul pezzo, quindi si trovano un sacco di spunti per cambiare i propri processi aziendali facendo marketing, è quello di Frank Merenda, Il marketing fa schifo. Un altro bellissimo libro che approfondisce tante tematiche è il manuale ninja del web marketing. È un libro organizzato per capitoli, fatto da tanti autori, dove si trovano spunti per fare attività di web marketing molto efficaci. Gli ultimi tre libri, allora, due sono di Stefano Ferranti, lui è uno specialista di strategie per le agenzie di comunicazione, ha creato un libro dove spiega come organizzare le agenzie affinché funzionino benissimo, ma è ricco di spunti che possono essere molto utili anche a tutte quelle aziende, per esempio, che vendono servizi e che devono un po' riorganizzarsi. Un altro libro di Stefano è No al preventivo. Stefano ha messo a punto un metodo, un processo che permette sostanzialmente di evitare di diventare degli stampatori di preventivi. Come capita a molti, riceviamo spesso un sacco di richieste di preventivo, ma che in realtà non sono richieste perché vogliono esattamente noi, ma è solo magari per esempio per confrontarci con altri, o magari ci chiedono l'offerta per andare poi dal loro fornitore e tirare giù il prezzo. L'ultimo libro che vi presento non è ancora in vendita, ma mi hanno chiesto di spiegare che la copertina è ancora provvisoria. È un libro di digital marketing, dove viene spiegato in maniera illustrata, questa è la sua particolarità, come si fa l'inbound marketing, sostanzialmente un manuale per mettere a punto la strategia.
L'ho realizzato in parte io traducendo un libro di Andy Crestoldina, che è un marketer americano famoso, titolare di un'agenzia che si chiama Orbit Media. E questo nei prossimi giorni metteremo online la possibilità di scaricare gratuitamente il primo capitolo di presentazione del libro con un po' di metodologia per creare un piano di inbound marketing. Ecco, ho finito, sono stato velocissimo, vi ringrazio tutti e se potete state in casa. Ti ringraziamo noi per il tuo contributo. Siamo giunti alla fine di questa terza settimana di live, di questo 15° giorno di trasmissione costante. Sei stato quello che ha dato la chiusura della giornata, che doveva essere in realtà la chiusura generale di questo evento. Abbiamo da poco annunciato invece che andremo avanti, per cui andremo avanti. Bene, a oltranza finché non sconfiggete il virus. Esatto. Almeno, fino... Si è connesso qualcuno? Credo sia Francesco. Andiamo avanti fino al 10. Trovate già tutta quanta la programmazione sul nostro sito internet. Dal 10 in poi, per cui dal 14, perché Pasquetta ce la concediamo anche noi, stiamo ancora definendo i contenuti e vi abbiamo chiesto oggi su LinkedIn un piccolo vostro contributo, per cui se avete voglia di andare a guardare il nostro profilo LinkedIn, vi abbiamo chiesto se ci date qualche spunto sui contenuti che vorreste vedere. Lì nei commenti, taggando gli speaker o scrivendo semplicemente cosa vorreste vedere. Se volete riguardare gli speech di questa settimana e delle precedenti due, trovate tutto quanto su YouTube. I video di ieri e di oggi verranno pubblicati il prima possibile durante questo weekend. Trovate però già più di 100 ore di video lezioni completamente gratis, completamente fruibili e riguardabili se ve le siete perse. Arrivati a questo punto, Stefano, ti saluto, ti ringrazio per essere stato qui Grazie, con noi ringrazio io voi e complimenti per questa iniziativa. E Grazie mille. poi vi verrò a trovare a Bergamo quando si potrà uscire. Volentieri, siamo Vengo qua a offrirvi una di casa, per cui birra. volentieri, volentieri. Ciao. Mi scollego, io sì. Sì, ti spegni audio video e ti puoi scollegare. Grazie a Ciao. tutti, arrivederci, a presto. Per tutti quanti gli spettatori che rimangono, se avete voglia di salutarci in chat con un buon weekend o quello che preferite, lasciamo attiva la stanza qualche minuto, così almeno non ci sembra di essere qua a fare i saluti ad uno schermo e basta. Colgo l'occasione per linkarvi per l'ultima volta il link di YouTube, visto che è una domanda molto richiesta all'interno della chat, e vi auguro un buon weekend a tutti quanti. Stanno arrivando tantissimi ringraziamenti, non posso fare che stare qui a leggere e ringraziarvi a mia volta dal nome di tutto quanto il team e tutti quanti quelli che hanno partecipato attivamente a questo progetto per i preziosi complimenti e tutte le belle parole che state spendendo per noi. Riceviamo tantissimi dei vostri messaggi sia su Facebook che su LinkedIn che via mail, ovunque siamo presenti online. È sempre un piacere ricevere questi bei complimenti e cerchiamo solitamente di rispondere a tutti quanti. Alcuni di voi vi abbiamo citati durante le interviste, durante le varie pubblicazioni che abbiamo avuto in questi giorni. Speriamo che questo vi renda fieri invece, e non vi faccia offendere. Alcuni dei commenti sono davvero bellissimi, alcuni sono divertentissimi, però continuate a darci supporto perché è quello che ci dà l'energia per andare avanti e che ci darà l'energia per andare avanti nelle prossime settimane.
Facciamo noi complimenti a voi per essere così costanti, per decidere di connettervi costantemente e vi ringraziamo un'ultima volta ancora per essere qui e guardarci tutti i giorni dalle 9 alle 18.